Allora, il nonno dice un augurio. Allora, tanti auguri, 100 anni di vita a tutti. Olè, olè, olè. Olè. Senza stampelle o rughe. Soprattutto rughe. Come dice Winston Churchill, hanno mandato tutta a puttana. Non ce l'hai? L'ha bevuto. L'ho bevuto. Un attimo. Vai, brindisi col bicchiere vuoto. Peggio del brindisi con l'acqua. Vabbè, ma poverina. No, Ciccio! Cosa? Che no, succede? Gli ho detto che ha pintato con l'acqua. Che sfiga. Il numero mi rinforca. È buio. Ma è buio questo buio? No! Siete voi che volete chiudere? Per no, proviamo a liberare. Ma perché io? Vado io. Vado io. Perché sta qua. Giù. Ma chi ha paura di te? Perché dite? Ma chi siete? Ma chi siete? Io non ho un piattino. Perché sei una plebea. Grazie. Ora ce l'hai. Non ho una forchetta. Ma mi spieghi? Allora, io sono andata a letto con tuo padre ieri sera che delirava dicendo che c'era un uomo che l'aveva fissato. E quindi voleva mandare. Quindi lui ha deciso alle 11 di mandarmi un messaggio dicendo queste parole: c'è un tipo strano davanti al supermercato, guarda intorno prima di scendere dalla macchina. Ma è sempre quello che sta lì davanti al supermercato, ci sta sempre, non è uno pericoloso. Vabbè, quindi, però io ho avuto un po' paura. E certo, io infatti mi sono incazzata. Io ho detto, ma che messaggio è da mandare a Margherita alle 11? Ah, è viral, però vabbè, andando a dormire a casa tua, va bene? Cioè, secondo te io come ho reagito alle 11 quando è arrivato questo messaggio? C'è un tipo strano davanti al supermercato. Sei impaurita? Ma tanto. Devi vedere come sono uscita la macchina, ho preso la chiave in mano dal mazzo dentro la macchina, ho preso tutto e boom! È come se Alessandro mi dicesse ma tu hai visto che c'era la mazza che scendeva la macchina e correva. Magari dio papà di non correre, ma forse è andato così. Papà non viene con noi, o viene con noi. Non si sa. No, ha detto che stava cercando di dire una piccola trigoria. Ciao! Papà. Siamo qui con papà. Ciao! Non la puoi fare, però metti in viva voce magari. Ci sta tutta la collezione di Friends. Io voglio Friends! Se volete io ho un po' di valigie da darvi, pure un trolley. No, ce l'abbiamo le valigie. Io un trolley piccolo uguale a quello che ho una maglietta con How You Do. Devo avere proprio quella maglietta. Oppure devo trovare la tazza con dei nonni, Ma la tazza però forse è meglio di no, perché ti lasciano le valigie in ogni dove. Portare una valigia troppo grande. Cioè devono essere le cose due frangibili. Le tazze devono essere online. C'è la sono le cose italiane. Non vi arrabbiate. Che fai sopra, Guti? E allora? Leggendari! Questo è caso. Vai, basta, che è il fondo! No! Disegno no. Di no. Cioè, devo inserire nel mio lavoro da youtuber. Come osi? Ne puoi fare l'influencer? Ti insegna qualche trucco? Aspetti, no! Dai, veloce, fai le sue spalle, let's go! Ma poi fai la cosa che sta a mio hobby! Che hai detto te e Sigaro? Sì. Ma chi? La nonna? Ma veramente? Che era quello che abbiamo fatto te e Sigaro? Cioè non è vero? Ah già! E poi hanno dovuto chiamare il cagnone che è venuto a casa. Grazie messere. Ma non perché ne abbiamo un'altra? Perché ce l'ha regalata gli altri. Oh, grazie! Io non l'ho regalata a te, l'ho regalata a Nora. Io questi 50, ok. Grazie.
50 gli finanzia. Allora, aspetta, amici, sono le 2:20. Io sto finalmente andando a letto. Mi dispiace, alla fine non sono riuscita a farvi vedere tanto della cena. Però è veramente un casino perché chiacchieri con tutti i parenti che non vedi comunque da un po' di tempo per un'occasione in cui siete tutti quanti insieme. La cena è un gran casino, un gran maracanà, gente che esce, va a fumare, poi torna, 2000 portate. E poi tutti i bambini che fanno casino sottofondo, e poi tutti i dolci, e poi tutti i regali, e poi tutti i brindisi, e poi tutti i giochi. È troppo difficile riprendere le cose, però vi ho fatto vedere, diciamo, più o meno il clima che c'è e quando facciamo il cenone della vigilia. E ci ho provato, ragazze, ci ho provato, però secondo me, soprattutto in un'occasione di famiglia, deve essere tenuta un po' speciale, non mi andava di stare lì con la videocamera tutta la sera. Ci ho provato, insomma, spero che apprezziate il tentativo. Comunque, per voi che state vedendo questo video, io domani ho l'aereo, domani mattina. E per me adesso, diciamo dopo domani, ma in teoria oggi è già 25 perché appunto sono le 2:30 di notte, e ho ricevuto un sacco di cose bellissime, tra l'altro un sacco di regali doppi perché molti parenti mi hanno fatto il regalo del compleanno in ritardo perché non sono riuscita a vederli prima, quindi ho ricevuto un sacco di regali doppi. Da fanciulle, questo sarà l'ultimo vlogmas e io spero tantissimo che vi sia piaciuto quest'anno seguire i miei vlogmas, anche se sono stati molto semplici. Secondo me questa volta sono stati abbastanza carini perché ho cercato di affrontare almeno un tema interessante in ciascuno dei video. E comunque, insomma, spero l'abbiate apprezzati. Io ovviamente vi saluto, ma ci rivediamo prestissimo con i nuovi video, nuovi vlog, eccetera. I vlog di Londra che non vedo l'ora di registrare. Quindi io vi mando un bacione grandissimo, vi auguro un fantastico Natale perché oggi appunto è 25, vi auguro un fantastico Natale, spero che lo passiate con i vostri cari come spero abbiate fatto anche per la vigilia.